BuzzBlog, siamo qui a Torino e ci troviamo in compagnia di Delia Gianti, artista contemporanea che qui in questo spazio ha esposto alcuni suoi lavori in questa mostra che si intitola Cromie di vita a cura di Luisa Valentini, il cui allestimento è stato curato dall'architetto Carla Barovetti. Delia, siamo qui con te oggi. Come mai questa mostra? Qual è il concept di questa mostra? Ma allora, questa mostra, perché appunto Luisa Valentini mi conosceva e anche Carla Barovetti, e mi hanno chiesto di portare alcuni dei miei lavori che sono stati scelti appunto da Luisa Valentini. Il concept della mostra, Cromie di vita, è, come dire, presenta una parte del mio lavoro molto legato alla nostra essenza umana e alla nostra, come dire, manifestazione attraverso, per me, i materiali che diventano importanti e sono parte integrante del mio lavoro e che esprimo come se io sentissi un suono interiore e mi metto insieme di solito materiali morbidi con materiali duri, quasi come viene a ricrearsi attraverso il mio gesto, una bar, come dire, la parte nostra di essenza, nostra inconscia, che si manifesta al di là di quello che in quel momento sto pensando e sto elaborando a livello anche, come dire, di pensiero. Il concept è sicuramente molto interessante e diciamo in un'epoca in cui ormai viviamo nell'iper digitalizzazione di massa, potremmo dire così, e quanto effettivamente è importante renderci conto che noi come esseri umani siamo importanti. Io penso che il messaggio che tu voglia lanciare sia anche un po' questo, o sbaglio? Assolutamente sì, dobbiamo riscoprire la nostra parte di umanità e la nostra parte di umanità in relazione agli altri, alle altre persone, però come appunto diceva un vecchio detto, conosci prima te stesso e questo è il lavoro dell'artista, di entrare in profondità, di conoscere se stesso, però nello stesso tempo non solo in maniera teorica, ma anche a livello molto pratico, perché quello che uno sente dentro lo esprime anche in maniera senza filtrarlo dalla mente. E quello che esce dalla mente, come dire, dal cuore soprattutto dell'artista, è qualcosa che porta le persone nuovamente in contatto con la propria essenza. Anzi, si potrebbe dire, io dico sempre che più che la mente e il cuore, che non sono parti distaccate di noi, ma quando uno dice cuore, bisognerebbe mettere anche la parte sul nostro cervello, perché tutto il nostro corpo, oggi anche la scienza lo indica e lo dice, è un unicum. Anche ogni parte del nostro corpo, la più piccola, è cervello. E quindi è attraverso il nostro corpo, attraverso anche la nostra mente, i nostri pensieri, che noi possiamo entrare nella nostra essenza, entrare in relazione con gli altri, ma soprattutto trasformare la nostra vita in quello che è il nostro scopo, che è quello di essere venuti al mondo per vivere una vita di gioia e di trasmettere gioia agli altri e di saper affrontare le difficoltà e poterle trasformare. Questo è un Certo. po' il messaggio che esce dal mio lavoro. Non Certo. a caso, per me è molto importante, la poesia di Tagore, il flusso, questo flusso della vita che, come dire, soggiace a ogni cosa, da un filo d'erba fino alle cose più importanti e più grandi. Certo, è appunto in un'epoca in cui veramente siamo iper digitalizzati. Per te che cosa vuol dire essere un artista? L'arte ha ancora un significato, ha ancora qualcosa da dire al giorno d'oggi? Ma assolutamente sì, intanto io lavoro anche con i media, quindi la macchina fotografica, la telecamera, che per me è anche la telecamera banalissima del cellulare, ma il media noi a volte non ce ne rendiamo conto e come diceva un filosofo francese, è quell'unicum che lo trasporta fuori. Quindi il digitale è anche un
un andare in porta si manifesta attraverso il digitale anche una parte inconscia del mio essere, e questo si è visto con parecchi video che ho fatto anche in maniera casuale, che però mi hanno poi riportata a delle esperienze assolutamente concrete, fatte, realizzate, non solo concrete fisiche, ma anche concrete di cambiamento interiore. E quindi anche i miei video, qua ce ne sono due, sono a testimonianza di questo, sono una manifestazione di quello che è la mia interiorità. Anche i miei lavori trasmettono questo, anche l'installazione che in questo momento è al mio fianco, è come dire, saper aver potuto cogliere l'essenza della vita che va oltre la vita. Certo. Tutti i grandi artisti hanno sempre lavorato sulla meditazione della natura morta, proprio per, come dire, dare un senso, far capire e scoprire all'essere umano il senso della propria vita che non finisce qua. Certo. In conclusione, vogliamo ricordare le date in cui sarà aperta questa mostra, in cui appunto il pubblico potrà venirla a vedere? Allora, la mostra si apre questa sera, 10 gennaio, dalle 18:30, resta aperta fino al 15 di febbraio. Grazie Delia, e ovviamente ti facciamo un grande in bocca al lupo per questa mostra. Buzz Blog da Torino. E con grande gioia. Ciao.